Oggi abbiamo l'obiettivo di sensibilizzare e rendere più coscienti e consapevoli tutte le persone qui della comunità che è possibile prestare soccorso ed aiuto a una persona che si trova in difficoltà, in emergenza, un malore, un arresto cardiaco e con delle procedure estremamente facili è possibile attivare i soccorsi e procedere alle prime manovre salvavita. Fondamentale la tempistica. Il tempo è il fattore critico, abbiamo circa 10 minuti per intervenire sulla persona e ossigenare il cervello delle persone che si sentono male, quindi il massaggio cardiaco è una nostra salvavita che possiamo insegnare veramente a tutti ed essere una manovra che impariamo fin dai tempi della scuola per tutti, insomma. Sicurezza è una delle parole chiave della vostra attività qui con MySport a Sciorba. Direi prevenzione e sicurezza. Sciorba è un impianto sportivo che ospita solo nella parte piscina 1100 persone in media tutti i giorni, più la parte dello stadium altre 500 persone. Quindi oltre ai normali obblighi di legge abbiamo pensato che addestrarci fosse un obbligo morale e anche professionale perché tutto il personale è addestrato a prestare soccorso in situazioni di emergenza. Sostanzialmente è un seminario per far capire alle persone che ci sono alcune piccole e utili informazioni che possono servire nel quotidiano e nella vita. E abbiamo colto l'occasione nel pianeta di MySport Piscine Sciorba di poter organizzarlo sia ai nostri iscritti che a tutte le persone interessate sull'argomento. Su che cosa è importante focalizzare l'attenzione quando si parla di salvare una vita? Sicuramente cercare di capire quali sono gli strumenti che ci possono portare al primo soccorso, in primis la chiamata di sicurezza al 112 e tutte le attrezzature o le modalità che ci possono permettere di ottemperare e di riuscire a ridurre il tempo prima dell'arrivo dei soccorsi. Sicuramente a titolo dimostrativo abbiamo portato la strumentazione che di solito utilizziamo nei corsi per la formazione e l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Questo è un seminario, non è un corso, ma è l'inizio, è il corso precursore prima di arrivare al vero corso di formazione.